Ciao, sono Mattia Centurioli. Voglio salutare il mio amico Achille che mi ha chiesto dei nostri video. Comunque, oggi farò una crostata il più breve possibile. Ecco, che cos'hai qua? Parla più forte perché ti sentiamo molto piano. Quali sono gli ingredienti che hai? Allora, due uova, marmellata, zucchero, farina e burro e infine lievito. Perché se no non si può fare crescere. Ok. La prima cosa che bisogna fare è mettere le due uova. Spiega, uovo numero 1. Uova numero due. Poi bisogna mettere il burro, prenderlo metà. L'altro continua. Togliere la carta, perché sennò come si mangia un burro con la carta. Bisogna mettere una ciotola grande o una tazza e non si può sciogliere più il burro. Ok, vieni qua, che sennò la luce si vede male. Ok, c'è il ciuffo. Spostare il ciuffo. Abbiamo fatto una leggera pausa perché ci siamo attrezzati meglio, perché se no non si poteva sciogliere il burro. Il burro non deve per forza essere tutto sciolto. Io in questo caso ho messo 50 secondi. Sembra tutto sciolto però. Sì, Quanto però burro hai sciolto? metà. Quanto? In metà di cosa? Metà del burro. Sì, stai lì che la prende meglio la luce, stai di là. Stare Aspetta che si versa tutto il burro. di là. Ok, spiega. Poi, dopo di mettere il burro e le uova, bisogna mettere lo zucchero, ma solo tazza di zucchero. Io adesso non so a casa voi che tazza ci avete, io ho questa che utilizziamo. Bisogna riempirla tutta. E poi si buttano. Quindi sarà all'incirca un bicchierone di zucchero. What are you doing? Adesso bisogna mischiare e dopo che si mischia bisogna mettere la farina. Quanto tempo bisogna mischiare? Finché non si vede che l'impasto è ben preparato, ovvero un po' giallino, granito, con lo zucchero che ha fatto effetto. Quando è diventata un po' densa, ma poco, è un po' giallino, questa sostanza di purè. Sì, è purè. Si può mettere la farina. Non è importante mettere proprio la farina all'ultimo, però. Perché ti stai spostando? Devi stare di là. Quanta farina? Ovviamente voi potete utilizzare l'altra, serve tutta piena. Adesso non so se questa basta, speriamo che basti perché non abbiamo altra farina. Uno, altrimenti mio padre non lo può mangiare perché lui è allergico alla farina zero. Spiega la differenza tra la 1 e la 0. Stop un po'. Mi Go. prendi? Ne abbiamo preso un'altra, abbiamo fatto una piccola pausa perché non riuscivamo a trovarla. Attenzione. Attenzione. Ok, tutta, ci sta. Dire la Abbiamo differenza tra farina 0. la farina zero, non è, come si può dire, non è È molto. troppo raffi. È troppo raffinata, fa anche un po' male. Quindi conviene usare la farina 1 che fa meno male. Devi guardare la telecamera quando spieghi. E come faccio a mettere gli impasti? Vai, cosa stai? Dai, spiega. Praticamente adesso sto mischiando, mentre c'è il cagnolino che abbaia perché ha fame. E praticamente, nel mentre che mi
mischio, vi faccio una piccola interruzione per dirvi che la marmellata, quando voi l'aprite nuova o vecchia, non deve essere così granita, appunto, bisogna prendere un po'. Vedi un po'. E si mette qui. Quanta? È molto. Un cucchiaione? Due cucchiaioni? Eh beh, certo, forse non basta. E vi dovete mischiare finché non vedete. Puoi girarti di là che la luce fioca? Vai di là. Bisogna mescolare finché non diventa tutto liscio. Anche un color sangue. Ah, ok. Si mischia e questo va alla fine. Quando metteremo la crostata. Che tipo di marmellata hai preso? Io ho preso la marmellata alle ciliegie. Perché mi sembra quella più buona. Poi potete anche scegliere tipo mirtilli, banana. Ok. Non so se ci sono altre. Urla. Bisogna mettere la dose, metà. Però si può mettere anche. La dose di cosa? La dose di. Non hai spiegato che cos'è? Che cos'è? La dose è lievito. Lievito, chi non sa che cos'è, è una sostanza come la farina, solo che la fa crescere facendola lievitare o mettendola già nel forno, però solo che fa anche l'effetto là. Puoi mostrare la bustina del lievito che non si vedeva bene? È questo. Mettila vicino alla telecamera, avvicinala. Io ho preso il. Vediamo, gira. Gira di là quanti grammi? Ok. Mezza dose hai detto? Sì, mezza dose. Come si chiama? C'è il nome? Pane Angeli. Pane Angeli, ok, vai pure. Pane Angeli. Aggiungo a dire che per la crostata avete presente quegli strisci, devo qua mettere l'immagine che sennò non si capisce cosa sto dicendo, quegli strisci di pasta che si mettono sopra per fare tipo una tabella di tris. Vabbè, dopo mio padre mi dirà che sta tutto registrando lui. Comunque quelli bisogna metterli e avanzarli un po'. Poi bisogna prendere un po' di farina quando per farli, perché se vedete un po' di impasto che non è troppo, bisogna mischiarlo con la farina, altrimenti non fa. Quanto tempo bisogna mischiare adesso? Bisogna mettere tutta la farina che c'è intorno anche. Quindi possiamo anche fare. Usare molta forza, vai, usare forza. Very fast, very possiamo good. Anche fare una piccola pausa, altrimenti ci mettiamo una vita. Beh no, puoi fare tutta forza, vai. Perfetto, così, molto bene. Perfetto. Molta potenza. Vai, ancora. No, basta così. Usare anche l'altro braccio per riposare il destro. Usa il sinistro. No, il sinistro come faccio? Sì, così. Vai. Tenere con una mano. Perfetto, vai. Potenza. Basta. Potenza. Basta, papà. Vedo che c'è ancora un sacco di farina intorno. Non è amalgamato bene, eh. Insistere. Bisogna amalgamarlo molto bene. Spiegare tu cosa vuol dire amalgamare. Non lo so. Vuol dire mixare talmente bene che gli ingredienti sono tutti mixati, non separati. C'è ancora un po' di farina da qualche parte negli angoli? No, basta, ho controllato tutto. Prendere gli angoli e mettere nel mezzo, basta. Tipo così. Poi non ci sono angoli, è una tabella tonda. Così. Tieni duro. Basta, papà. Così, buttare nel mezzo, così. Dai, papà, basta. Buttare nel mezzo e fare l'ultimo mix, ok. Dopo che l'impasto è finito, bisogna metterlo tutto in una ciotola a forma di crostata. Perfetto, fase successiva, ecco, vai. Ho detto di mettere metà farina, perché altrimenti qui non ci può stare.
Stai sempre di là e metti dentro, se no la luce non si vede bene. Perfetto. Sì, sì, lo so. Adesso cosa bisogna fare? Abbiamo preso l'aglio perché ce ne siamo dimenticati. Bisogna metterlo un goccino. Ora è andata. E mixarlo con la vostra manina. Perché con la mano? Perché non so voi se avete qualche strumento strano. Per esempio una patella di legno. Non ho capito, una patella di legno? Sì, un cucchiaio di legno per spargere. Non so se fa, però se... È meglio con la mano? Ok. Io uso la mano. Consiglio dello chef. Non sono uno chef, faccio solo questo per mio padre che fa i video interessanti, ma anche no. Dopo aver unto la padella bisogna mettere tutto l'impasto dentro. Stoppa un attimo che abbiamo più tempo. Va bene, stoppato, vai. Come fai a pulirla adesso la mano? Ciao Mattia, lo scottex. Un attimo così poi adesso mi lavo la mano. Mi sembra... Vai. Sto riprendendo, dai, devo riprendere veloce. Ok, riprendi da dove eri lasciato. Fase successiva, stai sempre... il coso non si vede, c'è il ciuffo troppo alto. Troppo. Ok. Allora, praticamente mi sono un attimo lavato la mano, non posso porne un attimo lì. 5 secondi ci abbiamo messo e adesso bisogna mettere tutto l'impasto che avete mischiato. Dentro la padella, o in caso, come si può dire, lasciarle un po' per le strisce. Cioè, per le strisce cosa vuol dire? Le strisce lì per fare la le strisce della crostata, vabbè, quelle lì che avete visto un attimo all'inizio episodio. Se non l'avete saltato, con lo schifo. Una cosa che le odio è questa, che non si stacca mai questa cosa. È un po' appiccicosa. Non appiccicosa, è così solida che fa l'effetto. Dovrebbe bastare. Ricordatevi, lasciarne un po'. Qual hai lasciato tu? Io ho lasciato questa. Ok, vai. Puoi spargere per bene tutta la padella, tutta la padella. Si dice amalgamare in tutta la padella in proporzioni uguali, giusto? Giusto per aggiungere. Poi spiegare, spiega, perché? Poi, perché se no, non so voi che crostata fate, ma io la faccio con questa. Poi se voi avete tipo altri tipi di padella, siete liberi di usarli, Non ho detto che bisogna per forza usare questa tipica di padella. Ok. Dopo aver... Ok, abbiamo fatto una leggerissima taglia perché mi dovevano sistemare il soffro, lo mettevo anche di qua. Stavo dicendo, dopo aver messo tutto l'impasto, diciamo metà, perché l'altra... pochino serve le strisce che avete visto sempre nel episodio. Dopo bisogna mettere la marmellata, come avevo detto, tutta, perché non si sa se neanche questa basta, altrimenti facciamo forse un altro piccolo taglio o pausa, in questo caso pausa per mettere un altro po'. No, prendila lì, tutto in diretta, spiegare tutto. Aspetta. Intanto spargere, stavo dicendo solo che se proprio non dovrebbe bastare questa marmellata, io ne metterei altro po'. Non serve per forza che dovete fare preciso, mettere tutto per bene. Basta che arrivate un po' al limite dei bordi, perché tanto dopo, col lievito che si espande, quello... la crosta si attacca
ai bordi e non si dovrebbe più vedere, fa la crosta. Ok. Quindi non serve che dovete essere andare sotto, capito? Ok. Poi, se poi siete sempre liberi di farlo, io non vi obbligo, ma questo è solo un consiglio. Perché se no, non so. Va bene. Io non lo faccio mai perché in questo caso non è che dovrei... Quindi, cosa hai deciso di fare oggi? Va bene questa marmellata così? Sì, basta così. Non aggiungerei altro? No, no. Nessuna marmellata aggiuntiva? Perfetto, adesso passa fase successiva. Fase successiva... Prendere un po' di pasta dell'avanzata, se non l'avete avanzata avete fatto un grosso errore. Mettere un po' di farina che prenderemo da qui perché vedo io all'inizio ci è caduta. La prendete un po' in mano, non troppa, e la mischiate con la farina. E arrotolate. Non come ho fatto io. Sì, arrotolate. Spiegare ad alta voce. Bisogna prendere molta farina. Sì, bisogna immergerla. Vai. Sfregolare. Qualcuno mi può mettere della farina? Sì, fai una pausa. Vai. No, non per terra. Mettimi nel cuore, vai. Eccomi, fino a lì. Mettimi anche un po' qui. Devi fare così, sì, lo so, è che non è facile. No, si prendi pure. Go! Questa deve aspettare un po' che si... Abbiamo fatto un piccolo taglio perché io non so fare, quindi mi hanno... Allora, che cosa stai facendo? Non ho capito niente. Vedete gli strisci? Ecco. Ok, e cosa succede? Vai. Cosa servono queste strisce? Servono a metterle. Ora però io ho sbagliato tutto e devo elencarle un altro po'. Vai, metti questa striscia, dobbiamo capire dove va. Cioè, basta che iniziate da qualche punto. Io adesso ho iniziato da lì. Vai. Una striscia più lunga. No, questa è un'operazione abbastanza difficile o facile? Difficile. Perché? È la parte più difficile. Vai. Perché? Perché la sostanza che avete creato è molto appiccicosa e non vuole andare nella farina. È un po' dispettosa. Sì. Parlare più forte si sente male. Bisogna farne finché... Parla più forte. Bisogna farle il prima possibile, che sennò altrimenti succede un casino. Che succede questo, voi non lo farete perché non siete intelligenti, non ci avete la mia intelligenza. Per fortuna. Però... Ma sei modesto. Sei modesto. Che significa? Che gli altri non sono intelligenti come te? In senso per dire che voi la sapete fare meglio. Ah. Se non ce la fate, aiutatevi dai vostri genitori. Allora, ripeti quella frase che io non l'avevo capita. Dell'intelligenza. Che non avete la mia intelligenza, in senso per dire che se non lo sapete fare come me, aiutatemi dai vostri genitori. Ah, ok. Si può andare un po' più veloce? No. Cioè, se non siete rendite un Mac come io. Perché se si va un po' più veloce, facciamo prima. Ci sto provando, ma voglio vedere te questo mio. Non vuoi star dritta? Vabbè, tanto dopo. Non è che deve essere più fredda. Almeno la mia. Poi non so la vostra, se volete essere precisi. Prendere di più, tira. È facile. Io vediamo un po' qua. Quante strisce devi fare? Fai un breve taglio, per favore. Quante strisce devi fare? Fai un breve taglio. No. Sennò non ti viene, Gioia. Questa poi dovrebbe essere lasciata un pochettino. Lasciata lì. Cosa? Tieni, Martina. Così, guarda.